Non le dispiace che sua figlia vada in vacanza da sola? No, non mi dispiace affatto. Affatto. Siete sole qui a Riccione? Sono qui con mia sorella. Siamo state in vacanza da sole per la prima volta 2 anni fa. Qualcuno vi ha criticato? Da noi è considerato del tutto normale che 2 ragazze vadano in villeggiatura insieme. Voi, con i vostri genitori, potreste fare una cosa di questo genere? No. No, assolutamente no. Siete in villeggiatura da sole o con la famiglia? Con la famiglia. Quanti anni avete? 16. Con i genitori? Con i genitori. Sì, con mia madre. Sì, con i nostri genitori siamo. Quanti anni avete? 14. 18. 15. Genitori e figli che vanno in vacanze in luoghi diversi, in tempi diversi. All'estero è diventata una regola, addirittura un luogo comune, soprattutto nei paesi fortemente industrializzati. Ma gli italiani vanno ancora in vacanza insieme. A partire dalla fine di giugno, vediamo sulle nostre strade macchine stracariche, intere famiglie che vanno a trapiantarsi sulle spiagge, nei campeggi, nelle località montane, senza che la loro struttura venga mutata. E sotto gli ombrelloni, attorno ai tavoli dei ristoranti, ritroviamo spesso nuclei familiari al gran completo. È una scelta compiuta di comune accordo o imposta dai genitori e subita dai figli? A quale età i giovani in Italia ottengono la libertà di andarsene in vacanza da soli? Questa libertà è accordata ugualmente a maschi e femmine? E soprattutto, fino a che punto i figli desiderano veramente questa libertà? Quanti figli ha? 3 figli, 2 maschi e una femmina. Che età hanno? Uno ha 19, l'altro 17 anni, l'altro 13. Lei ha fatto fatica a portarseli dietro? No, tutt'altro. Lei sa che all'estero i ragazzi se ne vanno in giro? Sì, questo ho sentito dire anch'io. Che cosa pensa di questa? Beh, credo che possono, insomma, andando da soli all'estero potrebbero imparare molte cose. Mi chiamo Nuccia Godella, sono mamma di 3 figli, 2 grandi, uno di 19 e l'altro di 17 anni. Ho sempre passato le vacanze con i miei figli, anche perché stanno molto volentieri con me e con mio marito. Mi chiamo Giovanna, sono una ragazza di 17 anni e ogni anno vengo in villeggiatura con i miei genitori. Sto bene con loro, mi diverto, mai pensato ad altro, andare via con altri ragazzi, mai. Oh, questa è la sua signora, sì, con le 2 figlie. Sì, lei sì. Quanti anni ha? 17. E lei? 16. Voi siete in villeggiatura con i vostri genitori, sì, ma siete contenti o no? In un certo senso sì, in un certo senso no. Sono contenta perché quando ci... Ho il mio corno dei soldi, loro ce l'ho sempre. Lei ha mai chiesto di fare una villeggiatura da sola? Una cosa del genere non è mai successa? No, non è mai successa. All'estero succede normalmente? A me piacerebbe. Se una ragazza ha una certa età, una certa intendenza, dovrebbe averla, ma alla mia età no, 17 anni no, 19-20 sì, ma adesso ancora no. Lei la pensa allo stesso modo? Beh sì, in un certo senso sì. Cioè avete deciso per esempio voi di venire a Riccione o chi ha deciso? Beh, il babbo, la mamma. E noi dietro. E noi dietro. Scusi signora, lei lascerebbe andare le sue figlie di 17 e di 16 anni? No. No, guardi, proprio no. Voi siete una famiglia di quante persone? 5, più un cane. Soltanto che siamo qui in 3 perché padre e sorella maggiore sono a Milano ancora. Avete mai avuto il permesso di fare delle vacanze da soli? Beh, io sì. Lei? Io no, perché appunto sono una ragazza e ancora giovane. Quindi c'è un... Mia sorella qualche volta può andare a Roma così. Cioè, sua sorella maggiore? Sì. Quanti anni ha? 23 anni.
Ritiene giusto che a lei venga dato il permesso di fare le vacanze da solo e a sua sorella, no? Ma io sì. Cioè, almeno penso che a una certa età le ragazze devono ancora andare con la famiglia. Poi a un certo punto, come per esempio mia sorella maggiore, quando ha superato una certa età, possa andare anche lei da sola. Cioè, ma per certa età cosa intendi? Ma 18-19 anni. Lei è d'accordo? Sì. D'accordo? Sì, sì. Secondo questo modo di ragionare, la donna è psichicamente inferiore alla madre. No, per niente, però insomma quando una ragazza ha 15-16 anni è ancora giovane, non è ancora penso che non è ancora il caso di lasciare andare da sola, ecco. Va bene, ma perché allora il maschio sì e la femmina no? Beh, insomma. Voi siete appassionati del campeggio? Sì, sì, senz'altro. Chi ha preso la decisione di fare il campeggiatore? Beh, io fin da quando, appena sposato, insomma, nel 51. Per cui questi figli praticamente sono nati al campeggio, diciamo. E lei? Sì. Cioè, fino a che punto è appassionato del campeggio e fino a che punto è costretto, così per ragioni familiari, a frequentare? No, guardi, tra un mese, neanche un mese, io partirò con un amico mio a fare il campeggio assolutamente con la tenda. Lei ha 18 anni, quindi potrebbe desiderare rifarsi le vacanze con lei. Sì, lo potrei fare, ma ancora non mi sento abbastanza pronta per affrontare da sola una vita così all'aperto con le mie amiche. Ho sempre bisogno dei miei genitori. Suo figlio ha già compiuto 20 anni e lei gli dà il permesso di andarsene via da solo. Se sua figlia le chiedesse la stessa cosa, le concederebbe questo permesso? Certamente. Non vedo perché non dovrei darlo. Logicamente vedrei con chi va. Voi siete madre e figlia? Sì. Avete altri membri della famiglia qui a Riccione? Sì, no, con voi? No. Mio marito e mio figlio sono a Perugia. Lei consente ai suoi figli di farsi le vacanze da soli? Sì, il figliolo sì, perché ha già 23 anni, la figliola ancora no. Quanti anni ha? Ha 17 anni. E non ancora è presto. Mai no, no, in effetti non me l'ha mai chiesto. Anzi, ha insistito perché venissi io, perché l'avrei mandata anche con la zia, ma ho preferito portarcela io. Sentiamo. Dunque lei non ha mai chiesto? No, gliel'ha chiesto, sì, gliel'ha chiesto. E cosa è successo? No, è successo che non mi ha permesso. Voleva andare in Inghilterra e niente. Beh, se c'è la compagnia ci manderei, Cioè lei dovrebbe trovarsi una compagnia conosciuta da anche dalla famiglia? Sì, ma sarebbe impossibile perché tutte le altre sono nella stessa mia condizione. Da una parte, la libertà accordata come premio dai genitori ai figli già ventenni in cambio di risultati soddisfacenti conseguiti nello studio, concessa con riluttanza ai maschi e ostinatamente negata alle femmine, spesso per timore di un duro giudizio della gente. Dall'altra, i figli che reclamano il riconoscimento di questo diritto con una certa fiacchezza, senza argomenti decisivi, senza una precisa volontà di indipendenza. Dobbiamo addebitare tutte le colpe ai genitori che per spirito conservativo o per affettuoso egoismo vogliono tenere legati a sé i figli il più a lungo possibile? O piuttosto non è lecito sospettare che i ragazzi italiani e in generale sono immaturi per questa libertà, se ne rendono confusamente conto e pur protestando preferiscono starsene al riparo della presenza protettiva dei genitori? Comunque stiano le cose, nei luoghi di villeggiatura si vedono genitori e figli stare insieme per ristabilire una comunicazione, un rapporto che si è andato allentando durante tutto l'anno nella convulsa esistenza cittadina. Questa situazione ha forse la funzione positiva di ristabilire un dialogo, di provocare un riavvicinamento o perlomeno una chiarificazione.